Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Spunta una clamorosa indiscrezione sul vero motivo dietro il viaggio di Oriana Marzoli in Spagna. Cosa è andata a fare davvero? L'ex geffina Oriana Marzoli è di nuovo nell'occhio del ciclone e questa volta a causa di un suo viaggio in Spagna. Una partenza annunciata alcuni giorni fa dall'influencer decisa a trascorrere del tempo prima con la famiglia e poi con gli amici. Un viaggio che però in pochi giorni si è rivelato essere il motivo dell'ennesima lite tra la Marzoli e Daniele Dal Moro, con cui da qualche mese ha ormai una storia particolarmente turbolenta. Di recente è infatti emerso il vero motivo che ha costretto Oriana a fare questo viaggio e a quanto pare la verità non è piaciuta al fidanzato, ma vediamo cosa succede. Oriana Marzoli, il viaggio in Spagna e la lite con Daniele, i dettagli. Alcuni giorni fa Oriana è atterrata quindi in terra spagnola e dopo poco tempo è arrivata la conferma dell'ennesima lite con Daniele. L'influencer ha ancora una volta tolto il segui al fidanzato, che dopo poche ore sui social ha chiarito di non voler avere più niente a che fare con lei. Incalzato però dalle domande e dai commenti degli utenti, Dal Moro ha aggiunto nuovi dettagli a questa ennesima lite. Secondo le parole dell'imprenditore veronese, la Marzoli avrebbe accettato una proposta di lavoro in Spagna. Una condizione questa che non avrebbe permesso ai due di passare del tempo insieme. Un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava, ma che una persona vicina ad Oriana ha poi confermato, ma vediamo cosa viene fuori. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato di una clamorosa segnalazione arrivata a lei di recente: mi ha detto un amico di Oriana che lei dopo il GF VIP avrebbe voluto fare tanta televisione in Italia. Sperava di fare anche l'opinionista. Ora che ha capito che non farà nulla, si dirige verso la Spagna perché lì sicuramente farà un altro reality. A quanto pare le ultime decisioni di Pier Silvio Berlusconi per la Mediaset non danno alcuna possibilità ad Oriana dal punto di vista lavorativo. Per questo motivo l'influencer si sarebbe decisa a tornare in Spagna per accettare una nuova proposta per un nuovo reality. La Marzoli in tal senso non ha però ancora rilasciato dichiarazioni per confermare o smentire questo ennesimo clamoroso sviluppo e quindi ai fan non resta che attendere ulteriori novità. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.